Notizieinunclick.com è una testata giornalistica online con informazione a livello nazionale e locale. Notizieinunclick.com pubblica fatti, non opinioni. Notizieinunclick.com, la notizia giusta per te. Ciao, buongiorno a tutti, io sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube notizieinunclick.com. Oggi sono in compagnia con... vado a leggere perché se no faccio figuretta, l'assessora Federica Lauto, che si occupa delle pari opportunità, delle famiglie, delle risorse umane del comune di Grado. Assessora, ho detto giusto? Sì, è perfetto, buongiorno. Buongiorno. Allora, si diceva fuori onda che ti ho chiesto se c'era, se era più giusto dire un po' come me, no? Che mi dico tanto editrice, editora e editore. Allora te dico, la cosa più giusta che cos'è? Sì, sì, lo passo anch'io il cellulare perché poi... Sì, ci ha beccato. Sì, sì. Ecco. Allora, la cosa più corretta sicuramente è assessora, è un termine a cui non sempre siamo abituati. Io stessa quando sono arrivata mi suonava male, no? Però invece è così, no? Come c'è maestra e maestro, ci sono i nomi declinati al maschile e declinati al femminile. Credo che sia importante perché se le cose non riusciamo a nominarle, non riusciamo neanche a immaginarcele. E infatti poi nella politica ancora siamo poche, no? Le donne della politica, tanto che ci devono essere anche le quote a garantirci, no? Uno spazio, che poi anche quelle che si chiamano quote rosa non sono quote rosa, sono quote di genere, nel senso che dicono che almeno il 40% di una giunta, nel mio caso, deve essere dell'altro sesso, non che almeno il 40% deve essere donna, può essere anche il 60% donna e il 40% fatto di uomini, di solito non accade, però ecco, già questo che si chiamino quote rosa è secondo me un grande fraintendimento. Certo, io sono ben lieta di collaborare con la Regione Friuli a livello editoriale, già lo facciamo da diverso tempo e io ho anche dei collaboratori di Trieste, addirittura un enigmista che probabilmente è di fama nazionale che si chiama Giorgio Dendi, che collabora praticamente con, diciamo così, con il nostro portale di informazione e ogni settimana lui, canonico, costante, mi pubblica sempre l'articolo. Ma noi siamo qui per un'altra cosa. Mi è arrivato il comunicato stampa che peraltro abbiamo pubblicato con piacere, che si parla Grado, isola delle donne. E se tu che ce ne devi parlare mi fermo, se no parlo sempre io e quindi vai pure Federica. Sì, ne parlo con grande piacere perché Grado Isola delle Donne è un festival, quest'anno è alla sua quarta edizione, l'anno scorso ci siamo interrotti per i motivi che tutti sappiamo e quest'anno abbiamo deciso di riprenderlo sfidando anche un po' questi tempi o raccogliendo la sfida che ci pongono e quindi in una versione web, no? Quindi COVID free come si dice adesso, quindi in tutta sicurezza, però anche secondo me in questo modo con l'occasione di raggiungere anche persone più lontane, anche maggiori spettatori, spettatrici, ed è un festival che nasce un po' assieme alla mia nascita di assessora, no? Perché quando sono arrivata ho cominciato a chiedermi ma che cosa sono queste pari opportunità, no? Sembrano delle cose che in teoria sono abbastanza scontate, però poi nella pratica che cosa sono, no? Io arrivavo da un percorso di studio abbastanza lungo, quando studi ancora non senti tanto forse questo divario, poi io ho studiato psicologia, quindi forse c'erano ancora più donne che uomini lì a studiare, però quando entri nel mondo del lavoro e della politica, per esempio, ti accorgi che effettivamente questo divario c'è. E mi piaceva poter parlare di donne in questo nostro tempo un po' con tutti i canali dell'arte, no? E quindi ho cercato di mettere assieme quello che era il teatro, quello che era il cinema, la letteratura, un po' tutte le mie anche passioni, però anche il mondo dell'imprenditoria, no? Quindi ci sono delle imprenditrici vitivinicole, delle chef, insomma, mettere un po' insieme e fare un purpurino. E devo dire che questo ha funzionato negli anni sempre di più. E quindi si è sentita, io credo, la mancanza l'anno scorso e come dicevo anche un paio di giorni fa, credo che un festival come questo, in tempi come questi, sia importante, no? Per dare anche un segnale di ripresa e di rinascita anche al mondo dell'arte e della cultura che è stato così, così duramente colpito.
E infatti abbiamo deciso proprio di dare come tema rinascere, quindi storie straordinarie di resistenza e di resilienza, declinate al femminile, però insomma di solito siamo insieme uomini e donne a parlare di questo, per cui abbiamo anche nel corso degli anni collaborato con l'Ordine dei giornalisti, con Pordenone Legge, sono stati con noi Massimo Cirri, Cristiano Degano, presidente dell'Ordine dei giornalisti FVG, quindi insomma insieme, no? Perché secondo me parlare di donne significa anche parlare di quello che succede fra uomini e donne, no? E anche in quest'epoca di lockdown le violenze si sono purtroppo molto moltiplicate e questa è una cosa che non possiamo, io credo, ignorare. Certo, noi abbiamo accennato a quello che è appunto il festival, ma in estrema sintesi che contenuti ha e chi sono le protagoniste? Sì, esatto, questo è importante ed è molto bello per me poterlo portare. Allora, il festival consiste in una 3 giorni che inizierà il 6 maggio, si conclude l'8, quindi 6, 7, 8 maggio saremo insieme da Grado, avremo le nostre ospiti collegate da remoto, però le intervistatrici e gli intervistatori saranno qui da Grado in modo da far vedere anche la nostra bellissima location, perché Grado è un posto bellissimo. Al posto dell'inaugurazione quindi avremo comunque delle bellissime riprese e io che vi accompagno anche per i luoghi di Grado per mostrarveli, e fra i contenuti c'è anche un bellissimo tour virtuale della Laguna di Grado sulle tracce di Pasolini e Maria Callas, perché Pasolini scelse proprio la Laguna di Grado per girare la prima parte del suo film Medea, e quindi in questo luogo molto suggestivo è bello addentrarsi, e faremo vedere questo appuntamento, appunto è sempre libero, però con una prenotazione obbligatoria via mail, quindi chi vorrà può mandare la mail a Isola delle Donne Grado chiocciola, adesso ve lo dico, te lo dico meglio dopo perché lo devo guardare. Se vuoi ci interrompiamo un attimo, così no, te no, lo no, dico. No, vai tranquilla. O non ti serve? Vai tranquilla, che non vado avanti, ecco. Poi un'altra cosa molto bella è che quest'anno abbiamo 2 appuntamenti importanti condivisi con Scrittori a Domicilio. Scrittori a Domicilio è una pagina web, Facebook, Instagram, insomma un canale dove gli scrittori italiani possono entrare in contatto anche con i loro lettori, quindi questi 2 appuntamenti vedranno come ospiti Ilaria Gaspari, che è astro nascente della filosofia italiana, soli 34 anni, insomma, ha studiato la Sorbona, ha studiato la Novale di Pisa, e ci presenterà il suo nuovo libro in uscita per Einaudi, che si chiama Vita segreta delle emozioni, quindi questo è un appuntamento molto, devo dire, interessante. E l'altro, che è sempre in condivisione con Scrittori a Domicilio, è l'appuntamento con Eliana Liotta, che ha scritto per La Nave di Teseo Il cibo che ci salverà, e quindi ci insegnerà come possiamo nutrirci in un modo rispettoso sia per noi che per il pianeta. Quindi mi piace questa idea di interconnessioni, no? Dove il successo delle donne può accompagnarsi anche al sentimento, alla capacità di condividere con gli altri, di fare rete e anche di voler bene ovviamente al pianeta. Quindi questa è una cosa che mi piace tanto. E poi che cosa posso dire? Che da 3 anni il Festival Isola delle Donne assegna un premio, che è appunto il premio Isola delle Donne, a una donna della nostra regione, del nostro territorio, che si è contraddistinta in qualche maniera per le vette che ha raggiunto nella sua vita, nella sua professione. Quest'anno il premio andrà a Francesca De Logu, che è originaria di Udine ed è la direttrice della rivista Cosmopolitan Italia, ormai da molti anni, quindi rivista prestigiosa, e lei quindi è un orgoglio proprio dei nostri luoghi, la premieremo con grande, grande piacere. E poi altri appuntamenti importanti sono certamente quello con Veronica Pivetti, che anche lei è molto impegnata sul versante delle donne, ne ha parlato tanto nella sua trasmissione Amore Criminale, e anche lei esce adesso con un libro che si intitola Per sole donne, quindi sarà molto bello averla con noi. Avremo anche degli appuntamenti di stile, avremo Antonella Marcon, che è un ambassador di Carla Gozzi, che ci dirà come essere noi stesse, quindi anche come usare il trucco, l'abbigliamento, in un modo che sì, come dire, coerente con la nostra vita, ma anche con come ci sentiamo, quindi anche questo secondo me ha a che fare molto con il volersi bene e volendo anche col rinascere.
Isola delle Donne ha, diciamo, già un po' inaugurato con un preappuntamento a cui io tengo molto, che è la mostra delle artiste gradesi, quindi tutte le donne artiste della nostra isola possono in questa occasione portare le loro opere, sculture, dipinti oppure quadri, e quest'anno le abbiamo esposte nelle vetrine del Cinema Cristallo, quindi in tutta sicurezza si potranno vedere perché sono in un punto centralissimo della città e questa mostra dura dal 24 aprile al 9 maggio, quindi devo dire che sono delle lavori molto belli e negli anni più volte queste artiste hanno esposto i loro lavori e quindi hanno fatto anche un pezzetto del loro percorso artistico assieme a noi, quindi è molto bello insomma questo clima che si è creato. Poi che cos'altro posso svelarvi? C'è con noi Chiara Carminati, autrice, traduttrice, sappiamo, di libri per adulti e ragazzi, e anche lei ci porta il suo ultimo libro che è Un pinguino a Trieste. E ci parlerà, insomma dialogherà assieme a Valentina Gasparet, che è curatrice di Pordenone Legge, e quindi avremo questo incontro molto molto colorato. Abbiamo scelto tra le nostre location per trasmettere la biblioteca del comune di Grado, che è una biblioteca bellissima perché è affacciata proprio sulla diga e quindi lì si vede il mare, cambia colore, queste vetrate molto grandi, quindi si segue il tramonto, insomma. È molto bello. Poi un altro appuntamento che vi svelo qui è con Eliana Di Caro, che è fra le autrici di Donne al Futuro. Donne al Futuro è un racconto a più voci di quello che è la vita delle donne, quindi racconta di varie donne e nasce su un progetto ideato da Dacia Maraini, quindi davvero anche questo molto molto interessante. Poi avremo una conferenza, vi svelo un po' proprio oggi le cose più belle, ma sono tutte bellissime, quindi vorrei dirvele tutte, spero di riuscirci. Avremo la regista e drammaturga Silvia Lorusso Dall'Inz, che farà una narrazione conferenza sulle donne guerriere, quindi le donne che proprio nel corso della storia, nonostante la poca considerazione anche di cui hanno goduto, sono diventate delle icone, ancora oggi ne sentiamo parlare, no? Le Amazzoni, un esempio fra tutte, per esempio. E poi abbiamo Annarita Briganti che in dialogo con la giornalista Anna Boria ci parlerà della figura di Coco Chanel, di cui appunto è uscito adesso il suo libro, altra figura importantissima, Coco Chanel, non solo icona di stile ma anche una donna con una grandissima forza, perché era orfana ed è riuscita da sola a costruirsi un impero, quindi con una grandissima determinazione. Ecco, quindi un po' questi sono gli appuntamenti che seguiremo in questa 3 giorni molto intensa, che potrà essere appunto seguita sia in diretta che poi anche più tardi sui canali social del Comune di Grado, la pagina Facebook, e quindi è un po' un esperimento in cui sicuramente ci mancherà un po' il calore del pubblico che negli anni ha affollato i nostri incontri, però credo che possa essere molto partecipativa, perché comunque i social, se usati, no, con un certo anche criterio, a volte un po' abusati, lo sappiamo, però possono essere comunque un modo per essere in contatto molto, molto velocemente, no? In modo molto stringente. Allora, se nel frattempo ti sei ricordata i recapiti, poco importa se no, perché io che cosa faccio? Nel momento in cui poi vado a pubblicare questo video nel nostro canale di YouTube e non, lo andiamo proprio a mettere, quindi me li puoi segnalare, forse ancora meglio, così almeno chi vuole partecipare se li ritrova e quindi abbiamo la possibilità di farli mettere in collegamento. Allora, adesso lo cerco perché l'ho memorizzata e come tutte le cose che memorizzi, ogni tanto diventa qualcosa su cui la tua memoria si ribella, come succede ultimamente. Però ce l'ho. Allora, la mail è isoladelledonnegrado@gmail.com, quindi insomma il dominio non è così astruso, ma l'avevo dimenticato. E però, se posso, devo dire anche una cosa molto importante ancora, e di cui sono molto onorata, perché una grande big che sarà con noi anche a Isola delle Donne è la cantante Noah.
che ha accettato di, sì, di prendere parte, di raccontarci del suo nuovo album che è stato creato durante il lockdown e che è un esempio di donna, secondo me, veramente importante, perché coniuga una forza e ha una tenerezza, no? Cioè, quindi smentisce quest'idea che dobbiamo essere forti e quindi fredde, distaccate, e che è diventata quello che è diventata per un suo percorso anche personale molto profondo che lei ha fatto, e ha una voce davvero straordinaria. Sarà a Grado anche quest'estate per un concerto nella rassegna Onde Mediterranee, e quindi noi siamo molto onorati, io sono molto onorata davvero di averla con noi e di potervelo annunciare. Bene, io ti ringrazio per questa anteprima che tu hai dato a Notizie in un clic. Io penso che abbiamo abbastanza sviscerato tutto, e nel contempo e sarebbe anche giusto non sviscerare tutto, non dire tutto, così almeno evitiamo quella che è l'eventuale curiosità. Quindi certo, io al momento mi fermo, ti ringrazio per aver dato questa tua presenza a questo nostro appuntamento, e se hai qualche cosa da aggiungere, lascio a te la parola per i saluti. No, vi lascio come dicevi tu, per le sorprese che sicuramente troverete a Isola delle Donne. Sono certa che questa edizione vi piacerà moltissimo, e quindi vi auguro buon lavoro e vi aspetto al festival. Bene, bene, grazie a Federica, rimani con me per il Frionda mentre io ne approfitto, e ringrazio tutti i nostri lettori, gli ascoltatori qua su YouTube e social e tutte le altre novità. Alla prossima, grazie Loredana.